Cardosi prende il Padova il luogo dell'inganno. 5 anni fa Bossi la indicò come presidente del Veneto, salvo dopo scegliere Zaia. Oggi i rapporti con Salvini come sono? No, sono assolutamente leali e corretti, perché in squadra con Roberto Maroni abbiamo sostenuto Matteo Salvini come segretario federale fin dall'inizio. Ci siamo parlati chiaramente su alcuni temi, compreso quello dell'euro, e quindi sulla posizione che il sottoscritto avrebbe sempre tenuto, e quindi lavorando insieme nell'interesse della Lega, ma in particolare dei nostri territori, perché poi la Lega deve raccogliere il consenso della gente per cercare di fare del bene per i nostri territori. E quindi bisogna che con Matteo Salvini la Lega è andata oltre il 6% facendo un miracolo e riesca a ritornare a quel 12% e magari oltre, andando a riaggregare tutto quell'elettorato che comunque la pensa come noi, che magari questa volta non ci ha votato ma che è disponibilissimo a tornarci a votare, e la Lega lavorando insieme unita ce la fa. Ecco, ma regge questo patto: Tosi appoggia Salvini segretario, Salvini appoggia Tosi candidato alle primarie del centrodestra. O viene fuori l'inganno anche stavolta? No, ma sulle primarie non è che deve esserci Tosi candidato della Lega unico unitario. Le primarie prima o poi ci saranno, perché comunque sono inevitabili anche per il centrodestra. C'è Berlusconi che non le vuole ma non riuscirà a impedirle, alla fine si faranno. E in quel momento ci saranno tanti candidati di centrodestra, magari più di uno della Lega, sicuramente più di uno all'interno del resto del centrodestra, magari anche chi magari non ha tessera del partito ma che fa parte di quest'area, che si presenta alle primarie. Le primarie non possono essere uno strumento di partito con i candidati di partito. Chi si candida a primarie centrodestra chiede i voti a tutto l'elettorato di centrodestra. Tutti d'accordo comunque nell'appoggiare la ricandidatura di Zaia l'anno prossimo in Veneto? Direi che la ricandidatura naturale, tu hai il governatore uscente all'interno del centrodestra, fra l'altro successe delle cose pesanti, poi bisognerà vedere come finiranno quelle attività della magistratura, però è chiaro che la Lega esprime oggi in Veneto, e non solo in Veneto, forse la classe politica più credibile e più seria all'interno di tutto il centrodestra, per un fatto di capacità di governo che ha saputo dimostrare. Grazie.